Ciao a tutti, bentornati sul nostro fantastico canale video di Calavera Caffè, dove noi parliamo soprattutto, grazie alla rubrica Dietro l'avventura, di avventure grafiche, ma anche con altre rubriche parliamo di avventure grafiche. In questa occasione addirittura apriamo due filoni importanti, perché magari ce ne saranno occasioni. Uno è quello dei giochi in mobile, quindi Android o iOS, e giochi magari nati con una progettualità che può essere interessante, magari ce ne saranno altri, un giorno li incontreremo per strada, chi lo sa. Ma per parlarne, perché sei informatissimo, perché se l'hai studiato, perché se l'hai giocato, c'è Cristiano Galiando. Ciao Simone, è passato un po' di tempo dall'ultimo video e quindi ci abbiamo lavorato con attenzione, perché infatti abbiamo sfornato questo pannello. Anche due volte l'abbiamo lavorato. Questo pannello che è un pugno in un occhio, come scelta cromatica, insomma, ci piace. Però noi sempre ribadiamo la fantastica pettinatura presa di moda ovviamente da Vatican, del protagonista. Sì, noi abbiamo fatto scuola con questi ciuffi strani, estremi, vabbè, gente bionda. Oggi parleremo del gioco Buck Bradley Comic Adventure, possiamo anche vedere da questa introduzione meravigliosa, che è un titolo del gennaio 2017 per Android e iOS, quindi quasi fresco, diciamo. Sì, questo è uno dei più, forse dei più recenti che abbiamo trattato sul nostro canale. E quindi ecco, mentre scorre l'introduzione, insomma, l'avventura, possiamo dire l'avventura si svolge all'interno di un universo chiamato Terra Stramba, che nell'idea dovrebbe fungere da scenario per diverse avventure ambientate appunto in questa ambientazione, ok, esatto. In questo mondo. E questo Terra Stramba è un mondo post-apocalittico che praticamente, ecco, come si vede adesso sta scorrendo la trama. Il protagonista Buck Bradley è quello a destra, la coprotagonista è Cherokee, che è quella a sinistra, quella nerd, che all'improvviso si trasforma in un mostro, in una sveglia. Sì, Cherokee diventa una sveglia, perché questo mondo Terra Stramba è un mondo pieno di mutati a causa dei disastri, diciamo, del disastro logici. Ambientale, esatto. Esatto. Quindi praticamente Buck Bradley con questo sidecar, diciamo, oddio, insomma, con la bicicletta, gnec, vedi, mutato chi legge, vanno verso l'orizzonte a cercare un rimedio contro la mutazione. Il gioco ha un aspetto, si vede come fumetto, di un fumetto interattivo, diciamo, quindi ecco, questo dovrebbe essere, diciamo, la prima avventura ambientata in questo universo. Perché questo è un episodio, cioè, in teoria dovrebbe essere una serie episodica, in teoria. Sì, diciamo che l'idea sarebbe quella di ambientare comunque diversi episodi di questo universo, forse anche con protagonisti diversi, non è chiara ancora questa cosa, però vedremo, insomma. I due protagonisti si imbatteranno comunque ben presto in una fattoria, ecco, questo diciamo un po' l'intermediario, come vedremo, ed che decideranno di rimettere in piedi utilizzando energie rinnovabili e vari elementi naturali. Allora, la cosa più interessante di questo gioco a livello produttivo è che è parte del progetto ISAC, finanziato dal programma europeo di ricerca e di innovazione Horizon 2020, ed è finalizzato a sensibilizzare sui temi di biogas e biometano. Infatti è stato realizzato da Werdera con la collaborazione del CNR, ovvero il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e precisamente dall'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, oltre che a Lega Ambiente, quindi diciamo una task force, no? Bella corposa, certo. Allora, precisiamo pure subito. Trump l'ha finanziato, immagino, no? Perché lui è molto interessato a queste tematiche. Lui decisamente no, direi. Vabbè, comunque precisiamo che il gioco è interamente gratuito, quindi ecco qua, ce lo possiamo arraffare, diciamo. Chiaramente, essendo comunque parte del progetto Horizon e c'è anche la collaborazione di diverse altre realtà, è ragionevole pensare che si tratti in realtà di un progetto finanziato, però vabbè, a noi interessa poi anche poco, perché basta che arraffiamo noi cose gratis, siamo esatto. No? Ecco, in ogni caso sul sito www.terrastramba.it è possibile anche approfondire quanto detto, perché comunque effettivamente io ho ricevuto un po' di informazioni, però diciamo che sembra essere qualcosa di abbastanza profondo comunque questo progetto.
E ci si imbatte anche in questo sito, anche in una finta gazzetta, che attualmente purtroppo non è più aggiornata, in cui si trovano anche articoli sull'universo di Terra Stramba, come per esempio un articolo su Urca, la prima top model mutata, oppure la news relativa a un tizio che è stato preso a calci da un piede, così, un piede senziente, non lo so, cioè solo un piede, oppure l'intervista a un delfino mutato, diciamo, che fra l'altro alcuni delfini mutati si vedono anche nel gioco, quindi questa anticipazione spoiler. E per fare giusto qualche nome, l'avventura è stata realizzata da Mario Bellina e Andrea Fazzini, disegni di Lorenzo Magalotti. Lo stesso Andrea Fazzini, io ho trovato una piccola intervista, ha dichiarato che comunque il gioco è stato realizzato da due sceneggiatori, un disegnatore, un programmatore, un musicista e un responsabile del CNR per la supervisione dei contenuti più tecnici. Certo, certo. L'obiettivo del gioco... Sì, dimmi, scusa. No, dicevo certo. Poi il gioco, tra l'altro, sviluppato con un tool che noi abbiamo cercato e non siamo riusciti a trovare, quindi si presuppone sia un tool poi sviluppato proprietario, insomma, di questo gruppo di sviluppo, insomma. Sì, infatti noi, l'avventura è stata sviluppata con questo CAGE, che è l'acronimo per Comic Adventure Game Editor, però sì, effettivamente non abbiamo trovato molte informazioni su questo, però sai, noi ci abbiamo tutta caso, diciamo, anche una serie su del nostro podcast audio, diciamo, a tutti. Ne parleremo, ecco, esatto. Si sa mai. E niente, va bene. Diciamo che il gioco negli obiettivi è pensato per i giovani di scuole medie e superiori, a fine di sensibilizzare senza annoiare. Sempre dal sito ufficiale si apprende che Terra Stramba è un mondo distopico in cui, dopo un collasso ambientale, l'umanità si sta riorganizzando con energie rinnovabili e sostenibili per ricomporre la società, e sarebbe anche lo specchio ironico, questo universo narrativo, di quello che potrebbe accadere al nostro pianeta se continuassimo ad adottare comportamenti scorretti e irrispettosi nei confronti della natura e del suo delicato equilibrio. Quindi praticamente attraverso il gioco l'idea è che l'utente non solo può rendersi conto del possibile futuro che ci aspetta, diciamo, potrebbe aspettarci, ma soprattutto ha la possibilità di scoprire come evitare che questo avvenga. Grazie anche agli enigmi proposti si avrà modo di imparare o approfondire diversi concetti legati ad ambiente, ecologia ed energie rinnovabili, diciamo. Vabbè, quindi la funzione di questo progetto è abbastanza, anche del concetto del videogame è abbastanza chiara, insomma, il motivo per cui, e anche le meccaniche probabilmente, come hai detto te, insomma, sicuramente influiscono anche sull'apprendimento di alcune questioni relative appunto all'inquinamento o al non inquinamento, insomma, diciamo così. Sì, sì, infatti noi abbiamo, qui si vedono alcune immagini, noi disegniamo comunque che l'avventura ha una parvenza abbastanza classica, no? Poi nonostante sia sia fumetto, pure, sì, alla fine comunque c'è un inventario a scorrimento, ci sono questi dialoghi a scelta, insomma è abbastanza classica come avventura, ed è anche come disegni, insomma, si vede, è molto piacevole e pulita sia nelle immagini sia nella stessa interfaccia, anche se il fatto che si è costretti a usare, diciamo, immagini statiche potrebbe avere un po' limitato lo spazio di manovra, anche per il fatto che c'è un'interfaccia touch, quindi alcune operazioni che si fanno molto semplicemente col mouse qui diventano un pochino più complesse, tipo per esempio il doppio tocco è un poco complicato, oltretutto mancano gli hotspot segnalati, non sono esaltati, non c'è una funzione per esaltarli, almeno io non l'ho trovata, e quindi a volte è un po' difficile capire quali sono gli oggetti. Ci si può rimanere bloccati, sì, quindi si questo può rimanere bloccati. Poi, però c'è da dire che il gioco comunque ha una buona curva di difficoltà, ecco, per esempio adesso inizialmente c'era la fattoria come ambientazione, unica ambientazione, abbiamo visto che comunque adesso si sono aperte altre room, altri scenari, successivamente se ne apriranno ulteriormente altri, si andranno ad aggiungere a quelli precedenti, quindi diciamo che il gioco si apre lentamente e quindi si ha modo comunque di ambientarsi, diciamo. Comunque, oltre questo, il gioco ha comunque un buon umorismo, l'avventura ha una scrittura divertente, i personaggi sono simpatici, lui, che è quello che ti piace tanto per il ciuffo, quello, diciamo. Sì, esatto, e col naso rosso, poi, tra l'altro. Col naso rosso appiccicato a posteriori. Così, esatto. Forse frutto della mutazione. Sì, vabbè, qui, ma pure gli altri personaggi, vedi che hanno un naso un po'... Ecco, guarda questo, che è un fagiolo. Sì, sì, comunque, niente, lui è veramente, cioè, un personaggio cinico, un po' ricorda forse per quella cattiveria Simon the Sorcerer, però oltretutto
è anche un po' scemotto, un po' tonto a volte, dimostra di essere un po' cretino, mentre lei invece mi fa molto ridere perché è secchiona, però è innamoratissima per qualche ragione misteriosa di Bach. E lui è un po' più cialtrone, insomma. E lui, cioè, lei è gelosissima anche, guarda sempre male appena lui si avvicina a una donna, eccetera eccetera. Oltre a questo non manca qualche ammiccata a noi italiani, perché ovviamente il gioco, essendo italiano, comunque non si sono neanche risparmiati in questo, e sono presenti delle citazioni del mondo delle avventure, che è una cosa che piace molto al pubblico ultimamente. Strano, strano, infatti. Di solito non lo fa nessuno. Sì, soprattutto in Italia è una cosa che piace molto, quindi. Comunque in generale il tono è cazzeggione, diciamo, irriverente, e c'è qualche sfondamento anche della quarta parete. Dunque, ovviamente, l'avventura, ora noi facciamo un video anche più corto del solito, perché l'avventura ha chiaramente una durata ridotta. Come abbiamo detto, l'idea sarebbe fare anche... E se ne parliamo troppo, facciamo vedere praticamente tutto il sì, gioco. Troppi spoileroni, anche qua abbiamo visto già come risolvere buona parte degli enigmi. No, buona parte no, però insomma, i primi enigmi, quelli iniziali, sì. Il gioco comunque ha un finale, comunque in effetti, ma certamente ci sono molti spunti per poter ampliare la storia e anche per proseguirla. E infine, per quanto riguarda l'aspetto ecologista, posso dire che viene fuori soprattutto nelle fasi finali, in cui viene anche spiegato tecnicamente proprio come l'utilizzo di alcune energie rinnovabili, ecco. Dunque, giusto per chiudere, no? Perché poi abbiamo detto che insomma, stavolta siamo cortissimi, mamma mia, sembra quasi vabbè, è anche giusto. No, diciamo che noi cerchiamo anche un po' adesso di in questo periodo magari di trovare, di setacciare, di beccare dei giochi un po' dal sottobosco Android, no? Perché comunque c'è molta roba interessante, si trova adventure, ovviamente parliamo sempre di questo genere qui, che fa fatica anche un po' a venire fuori, come fra l'altro anche questo gioco, che non mi sembra che abbia avuto abbastanza risalto, eppure è molto carino, in italiano ed è piacevole, è molto classico, insomma piace sicuramente agli appassionati di avventure. Poi io posso assicurare che beh sì, comunque c'è la nostra intenzione, come dice Cristiano, è proprio quella del fatto che sì, se ne è parlato, ma probabilmente anche noi parlandone, diciamo, incentiviamo un po' la diffusione dell'informazione stessa dell'esistenza del gioco, che poi al di là del gioco in sé è importante comunque che tutto questo meccanismo che è stato costruito venga comunque pubblicizzato, perché se no la sua funzione non avrebbe veramente senso, no? Nel senso, sarebbe un peccato, no? Diciamo così. E quindi ecco, quindi noi invitiamo tutti quelli che stanno ascoltando e stanno vedendo questo video non solo di scaricarlo e di giocarlo, ma di condividerlo e di condividere ovviamente la buona intenzione del progetto, che è un progetto che, come ha detto, avendoci tanti soggetti dietro anche di rilevanza istituzionale, comunque merita di essere appunto pubblicizzato, ecco, diciamo così, insomma, diciamo in maniera molto linda e pinta, insomma. Un po' diffuso, diciamo, vedi, quindi c'è anche la maglietta dell'Inter che esatto, sì, questa la capiamo, che lo so. Allora, questo per quanto riguarda questo gioco, però comunque in generale noi vorremmo anche un po' occuparci di questa roba mobile, insomma, giochi anche sperimentali e tutto quanto, quindi io a questo punto, Simone, lancerei una cosa che mi sta molto sì, ancora, sì, eh? Sì, io direi che infatti noi lanciamo questo sondaggio perché, come ha detto Giuseppe, come ha detto Cristiano, vabbè ragazzi, siamo a 60 gradi all'ombra, no, qui quindi, ecco, okay. Come dice Cristiano, in realtà vogliamo affrontare anche questo mondo del mobile, soprattutto su Android, ma anche su iOS, perché si trovano e abbiamo già trovato molti progetti interessanti e anche sperimentali che chiaramente dal mobile traggono ovviamente anche alcune meccaniche funzionali che si differiscono magari da tantissimi altri giochi. Quindi quello che noi vogliamo sapere, e vi invitiamo insomma a partecipare attivamente, è se siete interessati a questa esplorazione riguardo appunto i giochi mobile iOS e Android, così che noi possiamo appunto continuare questa esplorazione senza perdere tempo, perché poi se noi continuiamo l'esplorazione a voi non ve ne frega niente, sarebbe
un peccato. Quindi come funziona il sondaggio, Cristiano? No, praticamente appare un sondaggio, cioè un pulsantino verso la fine, destra, sì, comunque comparirà in questi secondi, diciamo, e quindi si può votare, diciamo, partecipate numerosi. Potete già votare, votate. Comunque non è che questo è tutta una scusa per fare video più corti, perché ci stiamo squagliando questo caldo insopportabile, come abbiamo detto prima, non lo so, però insomma, no, è perché il gioco è quasi finito in realtà, quindi sbrighiamoci. Sì, infatti è meglio andare in chiusura, perché qui sta praticamente svelandosi il finale. No, scherzo, il gioco è ancora, no, però insomma, voglio dire, comunque stiamo andando troppo avanti. Allora vi ricordo una cosa prima di tutto: intanto ringrazio Cristiano per aver trovato questo gioco, poi magari mettiamo anche il link sotto la descrizione per poterlo trovare sul Play Store, App Store, esatto, per poterlo scaricare, quindi magari anche andare al riferimento del sito, dove poi ci sono anche, come diceva Cristiano prima, tutte quante le informazioni. E vi ringraziamo. Prima di ringraziarvi, vi ricordiamo che se volete sostenere sia il canale video che ovviamente il podcast di Calavera Caffè, potete farlo anche facendo una donazione, una tantum, a vostro buon cuore, utilizzando paypal.me/caffè calavera. Mi raccomando, è importante Caffè Calavera invece che Calavera Caffè, perché sennò andate a dare i soldi a qualcun altro. Che non è stato troppo facile, capito? Vogliamo esatto. Noi vogliamo, perché noi siamo nel mondo delle avventure, quindi c'è un enigma anche sul come darci i soldi. Sì. No, Caffè Calavera, mi raccomando, una cosa importante, non vi sbagliate. Poi c'è scritto il nome di Cristiano, quindi insomma lo riconoscete, che è importante, sta lì proprio perché così non vi confondete. Questa è una cosa importante. Come hai fatto con Giuseppe prima, fra l'altro, esatto, che salutiamo tra l'altro, il nostro carissimo amico. Quindi ve lo ricordo, paypal.me/caffè calavera, e mettete 5, 10, 15 euro, quanto volete, e così noi possiamo continuare con il nostro podcast, che tra poco uscirà con un nuovo episodio, e anche col canale video, che insomma cercheremo poi di... purtroppo i giochi poi, a volte, a parte quelli di Android che sono gratis, tocca anche comprarli, no? Per parlarvene, insomma, quindi esatto. Diciamo questo. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo sempre, seguiteci sulla nostra pagina Calavera Caffè, il podcast dell'avventura grafiche su Facebook, seguite anche sul adventureplanet.it il nostro podcast, trovate il feed, trovate tutto quanto, e saluto Cristiano Caliendo. Ciao a tutti, a presto, ciao. E poi noi torneremo presto con un altro video, e se non torniamo presto, buona estate a tutti, ciao.